All'albergo Clara Bonardi e la cuoca, però in realtà è un po' uno sottofare, rassetta le camere a cura della dispensa e soprattutto elargisce consigli non richiesti. Da sua nonna ha imparato che quando vuoi fare qualcosa devi farlo in silenzio, lontano dai riflettori e fuori da ogni clamore. La nonna aveva avuto a che fare con i fascisti e quelli gli davano molto, per cui non ci si poteva mettere a gridargli contro. Bisognava girare l'ostacolo e agire in silenzio. Adesso in albergo è arrivato un nuovo ospite, si chiama Valerio Di Fredi e non le piace per niente. E ha già pensato che qualcosa dovrà fare, non sa bene cosa, ma le verrà in mente prima o poi. Di sicuro lo dovrà fare in silenzio.